Oggi, ragazzi, siamo davanti a un gioco particolare, molto particolare, Motherhead, un gioco di ruolo, horror, se non ho capito male. Sta di fatto che ringrazio gli sviluppatori per il codice, andiamo subito a provarlo. Premi un pulsante per iniziare. Questo gioco presenta abuso, malattia, morte. Pulsante R1 per accettare e andare avanti con il testo. Si sta avvicinando la tempesta, nemmeno a farlo apposta. Ok. Padre, c'è scritto. Domenica sera. Possiamo solo sperare che sia l'ultima. Pulsante R1 per svegliarti. Aiuto. Padre. L'interfaccia qual è, scusa, eh? Che devo fare? Domanda, eh? Oh, scusa, Liana. Non volevo svegliarti. Devo aver pensato un'altra volta a voce alta. Proprio il momento giusto, ci siamo quasi. So che l'operazione ti ha tolto molto, ma credo che riportarti a casa farà una grossa differenza. È importante che tu stia con tua madre per ricordarti di com'erano le cose prima. Se tutto va bene, confido che tornerai con me entro la fine della settimana. Ne hai passate tante. Sono felice che ti abbiamo portata via da quel posto. Non faceva bene alla tua mente. Quale posto? Intanto. Sai, Liana, tuo padre abbassa il volume della radio. Ho un buon presentimento riguardo a questa settimana. So che ultimamente sono stato molto impegnato col lavoro. Mi dispiace non aver tanto tempo da dedicare alla famiglia come prima. Ma voglio che tu sappia una cosa, tutto quello che facciamo è per te. Ti chiamo giovedì sera. Siamo a domenica sera, mi chiami giovedì, ammazza, oh. Cioè, è leggermente impegnato, eh. Ok, gioco molto particolare, pure graficamente. Domenica notte. Beh, eccoci qua. La tempesta sta infuriando. Va bene. Potresti portarmela. Vabbè, ok. Ti aspetterò qui. Ah, devo correre. Ma che. Una grafica stranissima, ragazzi. Ma. Ma una roba veramente strana. Ma fa ansia un botto. Ammazza che porta gigante. Io sono piccolissima in confronto. Sì, però non si apre la porta. Posso aprirla? Ah, ecco, pomello. Ok. Ho acceso la luce. Hai premuto interruttore. Che ca. Ho acceso, no? E dov'è sta cosa? Messaggio di tua madre, un messaggio per te. Benvenuta a casa, Liana. Spero che il viaggio sia andato bene. Scusa se non sono lì ad accoglierti personalmente. Ah, quindi lei ha detto perché non si è sentita bene. Vabbè, ti voglio bene, mamma. Sul divano. Oh, bene. Gli serve per il lavoro. C'è una lampada. Che lampada, scusa.
dove sta il divano, mo? Boh, non sto capendo dove sia il divano, ma ok. Dov'è sta lampada? Che sono sceso? Ah. Perché è tutto così grande rispetto a me? Domanda, è così curiosa. Sì, ok, va bene. Prendi la scatola, è abbastanza pesante. Ce l'ho in mano almeno sta scatola. Che non mi sembra. Ce l'ho in mano, va bene. Ma è tutto buio, non si vede una fava. Comunque, questo gioco fa veramente ansia. Papà? Dove stai? Sì, non ti vedo però. Ok, te la saluterò la mamma. Abbi pazienza con lei. Ti abbraccerei, ma? Non posso farti vedere il mio volto, non sarebbe sicuro. In che senso? Nonna... Buonanotte. Sì, l'ho già fatto. Vabbè. Non capisco questa cosa di che non può farmi vedere la faccia. È abbastanza curiosa, però ok. È molto curiosa questa cosa. Certo che ho una casa così proprio. Si può chiudere la porta? Ecco. Che casa strana, ragazzi. Ma mia domanda è, perché sono così piccola, ripeto? Ah, questo è il ba... Ma perché sono così basso? Perché lo specchio è tutto... Fammi capire. È lo specchio che è tutto... E perché? È per il tuo bene. Non ho ben capito il perché, dovrebbe essere per il mio bene, però... Ah, era il... Sì, ma perché non devo vedere una fava io in sto gioco? Non posso entrare in questa stanza, perché? Io non posso entrare? Non ho ben capito il perché. Ma io non posso fare nulla con questa ragazzina. O bambina. Oh, eccola la mia stanza. Non posso, vabbè. Stai alla larga, affronterai la mia ira. Vabbè. Andiamo a letto? Andiamo a letto, va. Qua non si vede niente, non si vede. E devi dormire per fare progressi. Ma di cosa stiamo parlando? Come disconnessione. Lunedì mattina. Che gioco strano. Però quanto è affascinante. Io lo voglio portare per intero, perché per me non dura tanto come gioco, eh. Eh beh, vestiti. Tieni i vestiti, ok. Questa è la tua scrivania. Vabbè. Letto, andiamo a letto? Non è ora di dormire, no. Che gioco particolare, ragazzi. Non posso entrare. Lei non può entrare. È casa sua, però non può entrare da nessuna parte. Il che è abbastanza strana come cosa. Nessuno mi risponde. Nessuna risposta. Non posso entrare. Poi è scritto in inglese. Niente, non possiamo fare nulla noi. Posso fare qualcosa? No. Questa non va mai in bagno. Vabbè. È un essere misterioso. Non va in bagno. Non dorme. Dorme sì, ok. Non si lava. Ma oddio.
Ma che è quella roba, oh? Questa è mia madre? Mazza, oh. Certo che, ragazzi, il modello è abbastanza rivedibile. È abbastanza rivedibile. Ma altissima rispetto a me. Ma quanti anni ho io? 5. Buongiorno, Liana. Sono io, beh, grazie al ca. Ma oddio, porca miseria, ma che è? Ma cos'è questa cosa qui? A parte che ha le mani sfocate. Ma perché? Vabbè, tua madre. Come si muove? So cosa starei pensando. Ma perché si muove così? Quale operazione comunque? Ok, va bene. La camera è rimasta come l'hai lasciata. Tonare? Parla un po' con la tua cara mamma. No, mi fai paura. La colazione, bene. E che c'è per colazione? Lo so che sei tu, lo so! Non ti muovevi. Sì, va bene, l'ho già visto. E non mi muovo. Mamma. Oh. E dove sta la colazione? Mazza, quanto sei alta. Ah, è qua la colazione. Ok, grazie. Ma cos'è? Nutrienti. Il tuo piatto preferito. Ma che è? Lunedì pomeriggio, vabbè. Ci ho messo una mattina a mangiare un piatto di nutrienti. What? Non ha senso questa cosa. Ciao mamma, come stai? Se ti vedo in forma, smagliante. No, niente, non ha bisogno, vabbè. È interessante, cosa? La tua memoria potrebbe non essere intatta dopo l'operazione, perciò stavo pensando. Potrebbe essere utile se ti mostrassi da casa. Ma io veramente l'ho già fatto. Ma che cos'ha? Ma cos'è? Boh, vabbè, io. Bene, e che devo fare io? Vabbè, non posso fare nulla. Ma perché anche là? Ma che cazzo? Perché da due parti mia mamma? Mamma, sei un po' inquietante, eh? Non vorrei dirtelo, ma. Perché? E ha rotto. Perché? Che allaghi la casa. Incontriamoci piano di sopra. Mio fratello. Ma che. Ma è scomparsa da lì. No, vabbè, io non ci sto a capire nulla. Sto per impazzire. A parte che mi fa ansia sta signora. Mio fratello. Tesoro. Ho una bellissima notizia. Non ho capito niente. Tua sorella c'è. Non dice una parola da quando ti sei ammalata. Ora è sempre al computer a parlare con altri come lui.
Che senso parla un'altra lingua? Ma sono abbastanza spaesato. L'ho già bussato tutto ieri sera, gli ho bussato tutto ieri sera. Non ti farà mai entrare però, eh beh, allora. Ok, continuiamo, che te devo dire? Fratello? Per me non c'è nessuno. E dove si continua? Oh, ciao mamma, ma sai anche... No, comunque sta cosa è spettrale, eh. Questo è il bagno che userai. Non l'ho ancora usato. Perché rimarca il fatto che non posso entrarci in quel bagno? È per il tuo bene, io volevo vedere comunque la mia faccia. Vabbè, senti, ho capito che non vuoi, va bene. Ma questa porta cosa? Questa è la camera mia di tuo padre. Qui non devi entrare. In questa famiglia abbiamo fiducia. Qui si conclude il giro. Lunedì sera. Mamma mia, particolare questo gioco, raga. Tua madre se n'è andata. Mia madre se n'è andata e... veramente? Ma entraci lo stesso, ma che te frega? E che devo fare io se mia mamma se n'è andata? Fate ancora giorno. Che devo fare? Giusto per dire, eh. Devo mangiare qualcosa? No. Cosa posso fare? Mi è proibito. Allora non posso fare nulla. Scusa, andrò a letto, no? Qual è il mio obiettivo di questa giornata? Di questa serata, scusate. Nessuna risposta. Senti, io vado a letto. Non posso fare nulla. Non è ora di dormire. Dimmi tu cosa devo fare, io lo farò. Vabbè. Uscirò di casa. Posso? Oh. Ma che ci fa la mia mamma? Ma non se n'era andata? Pensavo a farsi un giro io. Ma che posto è? Mamma, Diana, mi hai spaventata, anche tu. Non dovevi spuntare all'improvviso così. Allora no, allora scusa. Oh, questo è meraviglioso, una cosa davvero particolare. Adoravi spuntare all'improvviso e spaventarmi. È meraviglioso, sì, in effetti sì. Oh, a quanto pare stai iniziando a tornare a essere quella di una volta. Chissà, forse fare il giro della casa ti ha aiutato a recuperare qualche ricordo. Ok, sai che ti dico, domani andiamo a dare un'occhiata alla parte esterna della casa. Che bello! Sono certa che quando avrai visto dove sei cresciuta, tornerai a essere te stessa, in men che non si dica. Che dici? Guarda questo tramonto. Vabbè. Forse sì. Non trovi? Coraggio! Inizia a fare freddo. Lunedì notte, no, notte no. Ma dove siamo? Ma sono ancora qua io. Ah, madre, ma... Ma mi lascerai qua? Mamma, ma tu entri o sto fuori? Non ho capito, ti sembra normale? Beh, senti, che si deve fare? Cenare? Sta casa non si cena. Cioè, si fa solo colazione. Vabbè. Una casa molto particolare. E senza luci soprattutto. Senti, andrò a letto. Non puoi dormire quando qualcuno è in auto camera?
Ma che ci fai qua? A pazza, a matta! Ma che cazzo? Oh! Ma sei impazzita! Ho dovuto fare molte cose di cui mi sono pentita. Perciò per favore basta. Per bene di questa famiglia, che cosa ho fatto? No, non ho capito. Lo capisco se mi odi. Ma che cazzo? No, non lo è stato per niente. Ti rimboccherò le coperte. Come facevamo prima? Mamma, io voglio andare a letto, veramente. Sono abbastanza libido, ragazzi. Abbastanza. Non sei qua, vero? Ma ha salvato per caso? Ah, ok, ogni mattina la partita viene salvata. Ragazzi, io direi che per il momento va bene così, eh. Poi sicuramente andiamo avanti perché è veramente curioso come gioco. Veramente tanto, voglio finirlo anche perché penso che non duri tantissimo, quindi in 3-4 episodi da 20 minuti per me si finisce tranquillamente, tranquillamente. Se non meno, se non meno. Ragazzi, grazie mille per tutto. Noi ci becchiamo al prossimo episodio perché questo gioco va finito perché il mistero si infittisce, onestamente. Ciao ragazzi.